Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto, trasmissione che apre la giornata informativa di Telepadova. 7 Gold, un'ora dedicata all'approfondimento con un paio di ospiti, dunque mezz'ora a testa per approfondire un paio di temi, e quest'oggi in modo particolare, che sono stati caldi nel corso degli ultimi giorni, se non delle ultime settimane. Cominciamo parlando di Venezia e diamo il buongiorno a Matteo Secchi di Venezia.com. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E ben trovato. Buona giornata, abbiamo titolato Il Gabbiotto di Piazza San Marco e naturalmente se ne è parlato molto di questo gabbiotto, ma è stato ribattezzato. Aveva un nome in realtà questo gabbiotto o no? Non lo so se aveva un nome, noi l'abbiamo subito ribattezzato gabbiotto, che è un termine veneziano per definire un ammasso di lamiere. Che si trova sotto il campanile di San Marco e che qui vediamo appunto in varie forme, una in particolare però è quella che è originale sostanzialmente, che è sotto il campanile, qui lo vediamo in formato acqua alta posizionato ed è sostanzialmente un ufficio turistico, così è stato assegnato, ma assieme appunto a Matteo che dell'associazione Venezia.com ha un sito, è appunto un'associazione molto agguerrita su questi temi e vediamo un po' di ricostruire. Dunque, un bel giorno dopo la sistemazione delle campanile di San Marco è apparso sotto il campanile, tolto tutto quanto, questo ufficio in modo. Che reazione c'è stata? Ai primi giorni non ce ne siamo nemmeno accorti, poi abbiamo avuto delle segnalazioni che c'era questo gabbiotto sotto il campanile di San Marco. E noi, non per gioco, ma per... cioè noi apriamo molti gruppi Facebook per i vari problemi della città. Abbiamo aperto senza nemmeno tanta convinzione un gruppo Facebook perché, per levare via questo gabbiotto. E non l'avessimo mai fatto, in una settimana siamo arrivati a 7200 persone indignate. E poi, cifra incredibile, in 3 giorni abbiamo raccolto online sempre tra 10.000 e 500 firme. Contrarie dunque a questa costruzione. Costruzione che il Comune di Venezia poi ha spiegato che è stata sistemata, diciamo, in modo temporaneo fino al mese di agosto per ospitare la prevendita di biglietti, in particolare di mostre. Sì, c'è una mostra di Manet in corso al Palazzo Ducale e in quel gabbiotto avviene la vendita dei biglietti e dei gadgets collegati alla mostra, almeno questo dicono, poi in realtà abbiamo appurato che non è così. Non c'è soltanto questo e di questo poi ne parleremo anche successivamente. L'indignazione iniziale era soprattutto perché si diceva un campanile appena sistemato in Piazza San Marco poteva avere, insomma, un ufficio del genere anche un'altra destinazione, uffici anche più prestigiosi, certo. E oltretutto vuoti. Infatti c'è un ufficio dell'APT e quindi poteva essere raggiunto un accordo con l'APT, che dipende dalla provincia, che è dall'altra parte della piazza, oppure usare degli spazi che sono sempre in Piazza San Marco, vuoti e abbandonati. E invece hanno preferito costruire questo manufatto obbrobrioso sotto uno dei landmark più importanti del mondo. Infatti io credo che non verrebbe mai costruito attaccato a qualsiasi altro monumento del mondo, immaginiamolo, e poi vedremo come siano stati fatti dei fotomontaggi di presa in giro su questo. Immaginiamo questa scatola di lamiere costruita a fianco alle piramidi, alla Sfinge, al Big Bang, alla Statua della Libertà, a qualsiasi altro landmark di una città mondiale. Questo dunque impensabile, una protesta popolare, diciamo, davvero immediata. Che contatti ci sono stati con l'amministrazione da questo punto di vista? I contatti sono stati, noi abbiamo prima di tutto invitato il direttore generale Agostini del Comune ad intervenire direttamente sul gruppo Facebook e lui ha accettato e ha spiegato la sua posizione sul gruppo Facebook. Che conteneva che risposte? Sostanzialmente che il gabbiotto in questione doveva esserci e doveva restare, comunque questo è un po'... Sì, doveva esserci, doveva restare e soprattutto fa guadagnare soldi con la vendita appunto di biglietti e gadgets
e quindi non dovevamo preoccuparci. Naturalmente l'indignazione generale è montata a termini stratosferici. Io sono molto stupito perché noi siamo anni che curiamo problemi di ogni sorta veneziani, e stavolta c'è stata un'indignazione popolare enorme su un argomento che, diciamolo, è secondario, perché non è grave come i problemi degli ospedali, degli asili, che non ci sono i posti per i bambini o i pensionati, roba del genere. Sappiamo benissimo che non è un problema primario di sopravvivenza, però siamo riusciti a mettere insieme tutta una serie di veneziani indignati. Che hanno poi, si parlava appunto di iniziative tipo anche fotomontaggi, qui vediamo un fotomontaggio con Piazza Tiananmen o altre cose. Tutta la fantasia è partita sfrenata davvero, sì, con un unico obiettivo, quello di far togliere, insomma, di far recedere questa decisione. L'obiettivo è far togliere il gabbiotto e a questo riguardo ci sono stati comunicati stampa vari, ma nel gruppo Facebook è scoppiata una gara a chi faceva il fotomontaggio più fantasioso e ci siamo ancora più stupiti della fantasia e della creatività dei partecipanti, perché ormai i fotomontaggi che prendono in giro il gabbiotto non si contano più. Abbiamo una serie interminabile di prese in giro, addirittura ci hanno chiesto degli editori se possono fare un libro, e noi sinceramente lo faremo se avremo la possibilità, perché c'è una quantità di materiale incredibile. Che punto è stata raccolta? Qui ad esempio c'è un doppio fotomontaggio, che è quello dell'acqua alta con i cinque turisti che brindano, tra virgolette, in piazza San Marco in costume durante un'acqua alta a fianco del gabbiotto stesso. Quella è una foto famosa che ha pubblicato il quotidiano Il Guardian quando c'è stata l'acqua alta eccezionale. Con il gabbiotto sono stati anche sfigati, perché hanno beccato dei giorni eccezionali di acqua alta in maggio, che a Venezia è un po' difficile che succeda. Non si era mai visto. Di gabbiotti, tra l'altro, visto che se ne parla, non è l'unico che è apparso a Venezia ultimamente. In uno di fronte alla stazione non aveva avuto, diciamo, una risposta così immediata, anche una protesta. No, perché magari pur un gabbiotto messo lì di fronte a una stazione ferroviaria di architettura fascista lì, può anche essere lasciato. Noi stiamo parlando di un gabbiotto messo nel campanile di San Marco, ripeto, un landmark incredibile, uno dei simboli della città, tu non puoi lasciarlo lì. Poi vengono i turisti, lo fotografano e pensano che faccia parte del campanile di San Marco, è improponibile. E quindi anche il gabbiotto della stazione, anche se è fastidioso da vedere, può anche essere lasciato. Non è che noi siamo dei talebani dei gabbiotti. No. In assoluto. Ma il campanile di San Marco è assolutamente improponibile. Non va toccato. No. Altre foto, c'è il gabbiotto da salotto, anche in questo caso, un altro esempio della fantasia segnata. Qui mettiamo assieme la discussione, oltretutto alla ricostruzione di questo fatto, anche con veramente una parata di idee a cui da questo punto di vista vanno fatti i complimenti. E dal punto di vista invece della protesta, posso chiedere se avendo avuto indicazioni sostanzialmente dall'amministrazione che questa struttura prefabbricata avrà una presenza, diciamo, con un periodo prestabilito, poteva far fermare, diciamo, una protesta che invece continua da questo punto di vista. Come mai? Allora, noi abbiamo ricevuto a mezzo stampa le rassicurazioni del sindaco per quanto riguarda la rimozione del gabbiotto, perché a quanto pare dovrebbe essere tolto il 18 di agosto, così è stato detto dal sindaco. La protesta continua perché noi vogliamo che venga tolto subito.
Quindi senza aspettare sostanzialmente... Esatto, senza aspettare, perché in virtù dell'indignazione popolare massiccia è stato appurato che il gabbiotto deve andare via, non è un argomento che crea contrari e favorevoli come succede spesso qua in Italia, il sì e il no e si discute. Qui non lo vuole nessuno, cioè io sono convinto che il gabbiotto non lo vuole nemmeno il sindaco, ma nemmeno il direttore, quello non lo vuole nessuno, è che si sono trovati nella situazione e hanno detto boh, lo teniamo, ma nessuno lo vuole, cioè nessuno ha detto va bene lì, e quindi in virtù dell'unanimità dell'opinione bisogna levarlo subito, è per quello che la protesta continua e la protesta, come abbiamo visto, è approdata in Parlamento. Ha avuto sulla risposta, appunto, la presenza, c'è avuto la presenza del ministro Brai nei giorni scorsi, che esatto, ha fotografato appunto questo gabbiotto, ha dato indicazioni, c'era stata un'interpellanza dell'onorevole Brunetta anche in precedenza. Sì. Oltre a tutte naturalmente articoli di stampa e al caos mediatico che è successo, articoli, telegiornali, è successo un po' un casino. E quindi tramite un'interpellanza di Brunetta in Parlamento, fatalità, il ministro Brai, il ministro della cultura, è venuto a Venezia perché in questi giorni è appena aperta la Biennale d'Arte e fatalità ha fatto una deviazione per andare a vedere questo gabbiotto. L'ha fotografato e devo approfitto dello spazio per ringraziare il ministro Brai perché è stato gentilissimo, noi l'abbiamo contattato, ci ha risposto e ci ha rassicurato e quindi è un bel esempio di come un ministro ascolti i cittadini anche in maniera diretta tramite i social network e sembrerebbe che se ne stia interessando e lo facesse togliere, anche contattando la sovrintendente. Quindi no a San Marco, sì anche in altri posti a Venezia, che siano però in che tipo di situazione? Non è che noi accettiamo che vengano messi sti gabbiotti a Venezia. Io prima ti ho detto, va bene, quello della stazione può anche star lì, per carità, non è che siamo... Meglio uffici dei gabbiotti, insomma. Eh sì, abbiamo a Venezia, gli spazi ci sono, non possiamo mettere sti gabbiotti, anche perché è una questione di riqualificazione dei centri storici. Cioè Firenze, Roma, Urbino, cioè Venezia è una città centro storico totale e quindi gabbiotti di quel genere non vanno messi da nessuna parte. Tantomeno nel campanile di San Marco. Fin d'ora non abbiamo parlato della sovrintendenza, che invece proprio in queste ore, diciamo un giorno fa o poco più, ha parlato invece, ha dato una sua opinione. Eh sì, perché era stata attaccata all'inizio, però poi ce ne siamo un po' dimenticati, ma in fin di conti questo permesso di mettere il gabbiotto è stato avallato dalla sovrintendenza, la quale in queste ore si è espressa perché è stata contattata dal ministro Brai e ha detto una cosa che ha dell'incredibile. Ha detto, anche a mezzo stampa, stamattina abbiamo comprato i giornali, che sembrerebbe che il campanile di San Marco non sia un bene tutelato. Questa è proprio... è una notizia incredibile, cioè, detta, noi possiamo anche fonte. Pitturare anche il campanile di San Marco rosa a Poix, che non è tutelato. E poi la sovrintendente ha fatto una gaffe, mi dispiace, a me non è antipatica, cioè, però ha detto noi abbiamo sollevato il problema perché giorni fa l'amministrazione ci ha attaccato tra virgolette dicendo che nel gabbiotto viene venduto del materiale importante, i biglietti e il materiale informativo delle mostre. Invece i banchetti di San Marco vendono paccottiglia, cioè, invece noi abbiamo studiato, siamo andati nel gabbiotto e abbiamo riscontrato che anche nel gabbiotto vendono la paccottiglia e la sovrintendente, la signora Codello, ha detto che la paccottiglia che noi abbiamo accusato che nel gabbiotto è venduta è un fotomontaggio.
Invece io mi permetto di dire, e ho portato anche un gadget. Acquistato all'interno dunque? Acquistato all'interno, io ce l'ho qui, se possiamo mostrarlo. Sì, vediamo subito. E è un cagnolino che costa 12,50 euro, acquistato nel gabbiotto. Mm. E quindi nemmeno economico. Insieme dunque, se vuoi alzarlo anche un pochettino così si fa vedere a favore della telecamera, e in pratica è una degli articoli inseriti dentro, esatto. Oltre ai biglietti, oltre, esatto. A, oltre al materiale informativo. E quindi abbiamo appurato che anche all'interno del gabbiotto viene venduta mm-hmm. della pacottiglia. Simile appunto a quella che si diceva. Perché un'altra delle critiche, diciamo, di risposte da parte di qualcuna amministrazione era quello che dietro questa protesta ci fosse una parte anche, diciamo, dei mancarellari definiti, insomma, della piazza stessa o cosa. Come invece si struttura anche il movimento, diciamo, che ha fatto raccogliere queste firme? Certo, il movimento che ha raccolto queste firme, nessuno di noi c'ha una bancarella, e quindi approfitto per smentire le accuse che ci hanno fatto dall'amministrazione, che sono poco informati. Naturalmente nei 7.200 utenti del gruppo Facebook sicuramente qualche bancarellaro c'è, però posso dire con assoluta certezza che tutti noi amministratori e le persone che si stanno dando più da fare in questa cosa qui, nessuno di noi ha una bancarella, abbiamo tutti lavori che non c'entrano nulla. Per quanto riguarda le bancarelle, il riordino di Piazza San Marco e delle bancarelle è una cosa stata già decisa mesi fa, anni fa, e quindi non c'entra nulla. Complessivamente. Abbiamo parlato, quasi completato il discorso legato a questo gabbiotto. Dunque si diceva deve essere smantellato, secondo voi, appunto, non si può attendere agosto. E c'è adesso, appunto, anche proprio da queste ore, sembra ci sia questa possibilità. Noi siamo sempre in attesa di notizie dal ministro, che si è messo in mezzo. Naturalmente il nostro desiderio è che venga smantellato immediatamente. Poi, naturalmente, ci accontentiamo, non siamo felici, ci accontentiamo che venga tolto il 18 agosto. Di questo non siamo assolutamente felici, però... Si considera comunque una vittoria il fatto che... Vabbè, sì, siamo riusciti... Secondo noi, non siamo paranoici, però... pensiamo che se noi non avessimo fatto questo casino avrebbero tenuto il gabbiotto per sempre. E quindi è già una vittoria il fatto che sia stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica e che l'amministrazione veneziana e la sovrintendenza abbia i mitra puntati, e quindi sanno benissimo che se non lo tolgono noi andiamo avanti e alziamo il tiro della protesta. Naturalmente protesta che ci tengo a dire è sempre stata civile, educata e democratica. E nel minuto che ci manca prima della fine della prima tranche è stata focalizzata soprattutto sui social network, o anche la stampa internazionale in qualche modo ha risposto? No, noi la stampa internazionale per ora no, l'abbiamo messa in mezzo, perché noi sappiamo che il nostro caro amico sindaco dà fastidio quando mettiamo in mezzo la stampa internazionale, e per ora non lo facciamo. Diciamo che la stampa locale ha dato molto spazio, ampio spazio a questa vicenda, e naturalmente li ringraziamo perché hanno fatto da megafono all'indignazione popolare. Tra poco con Matteo Secchi vediamo di ripercorrere anche altre battaglie che Venezia.com ha attuato nel corso degli anni precedenti. Tra poco qui a 7 in punto. Nuovamente buona giornata con 7 in punto, mentre si stanno sistemando ancora i gadget raccolti all'interno della struttura prefabbricata del gabbiotto. Abbiamo detto, appunto, abbiamo parlato di Piazza San Marco, di questa struttura che c'è da un po' di tempo, che potrebbe essere tolta comunque non oltre il 18 agosto, come ha assicurato l'amministrazione comunale di Venezia. Però con Matteo Secchi, con Venezia.com, vorremmo parlare anche di iniziative passate. Cominciamo innanzitutto a dire da quando Venezia.com è attiva, in che forma.
E noi nasciamo come un gruppo, come un sito internet di una persona, Stefano Soffiato, che aveva una bancarella a San Marco nel 2000. Lui in questo sito descriveva la vita un po' veneziana della piazza. Poi ha aperto un forum di discussione ed è nato un gruppo di lavoro, un movimento, un gruppo di persone che hanno a cuore le sorti di Venezia e quindi lavorano per il bene di Venezia. In pratica siamo un po' dei precursori dei social network, cioè noi siamo nati prima di Facebook, noi operavamo prima dei movimenti di Beppe Grillo con i meetup su internet. Siamo un po' i precursori di questa cosa qua. In qualche modo. C'è un altro precursore di Facebook, 40 per Venezia, in qualche modo è collegato? C'è qualcuno che fa parte? 40 per Venezia è un gruppo sorto dopo di noi, che ha seguito altre strade. Ad un certo punto abbiamo avuto delle forti collaborazioni con loro. Però siamo due gruppi distinti in ogni caso, che vogliono appunto il bene di Venezia, sì. E questa è la cosa importante. Certo. Da 2005 si diceva, poco oltre, inizia invece l'attività più forte, se vogliamo, come impatto anche. Qual è stata la prima protesta vera, la prima denuncia, se vogliamo, di Venezia? La prima protesta popolare che abbiamo fatto è stato contro il ponte di Calatrava, perché in quei giorni del trasporto tutta la città era in festa e nessuna voce era contro questa spesa inutile, questo disastro che poi con gli anni abbiamo visto. Tutti sanno la storia di quel ponte maledetto. Il ponte della Costituzione di fronte a Piazzale Roma, che collega con la fondamenta della stazione ferroviaria e che non solo per l'Ovovia ma anche per tante altre situazioni ha avuto una serie di problemi. Voce effettivamente contraria fin dall'inizio dunque la vostra associazione? Sì. Cioè noi siamo stati contrari fin dall'inizio a quella spesa inutile e abbiamo giustificato la nostra protesta con al posto di spendere quei milioni di euro per un ponte inutile si sarebbe potuto ristrutturare appartamenti per i residenti di Venezia. La nostra battaglia principale è lo spopolamento già di Venezia, dopo noi ci curiamo di tantissimi altri problemi, però la madre di tutte le battaglie per noi è quella, lo spopolamento e la riduzione degli abitanti di Venezia. Ai noi sempre in aumento, sempre in diminuzione. Cioè. Sì, in diminuzione, esatto. No, gli abitanti. Lo spopolamento aumenta, esatto, quello è il problema. È una Venezia appunto che però che combatte, che vuole essere attiva, che cerca di essere attiva. Sì. Domanda è questa, quanti veneziani combattono e quanto supporto avete invece da fuori, visto che lavorate come social network? Bella domanda. E noi abbiamo più aiuto dall'estero che dalla città, perché a Venezia siamo rimasti quattro gatti e siamo pochi, agguerriti, anzi io sono felice perché negli ultimi anni c'è voglia di lottare e di vendere cara la pelle e di questo me ne compiaccio e mi piace molto, però le forze in campo sono quelle che sono e poi c'è il consueto menefreghismo un po' generale degli abitanti. Fatalismo, se vogliamo. Fatalismo, sì, tanto lasciamo che vada, quello che succede, succede, però le cose stanno migliorando. E abbiamo, nel corso degli anni, avuto aiuti e solidarietà dall'estero, perché Venezia è una città mondiale e a Venezia vogliono bene un mucchio di persone di ogni parte del mondo. E quindi appunto c'è questa solidarietà. E anche, diciamo, non soltanto da terraferma per essere vicini, ma anche appunto da altre province, altre città vicine, da tanti veneziani, e non solo che non vivono più a Venezia, costretti appunto a uscire. Certo, sì. Noi abbiamo utenti e persone che ci seguono e ci danno una mano da qualsiasi angolo del mondo, compreso la terraferma veneziana, e non solo da veneziani di nascita, anche persone innamorate di Venezia, trevisani, padovani, c'è persone che amano Venezia e noi abbiamo sempre detto, sempre, che veneziano per noi è chi ama Venezia. Se tu sei vicentino e ami Venezia, tu sei veneziano come noi, sei più veneziano di un veneziano di nascita che se ne frega di quello che succede a Venezia.
Venezia patrimonio unico con problemi però direttamente dei veneziani. Penso ad esempio una delle altre vostre battaglie è la difesa dell'ospedale civile. Quella è una cosa che andiamo molto orgogliosi perché... Che effetti ha avuto? Che ha avuto gli effetti che ha acceso i riflettori su questo problema qui. Abbiamo pressato il direttore generale che a quel tempo era diverso dal nuovo e l'abbiamo messo un po' alle strette, sia lui che il consiglio regionale, perché la sanità dipende dalla regione, e ci siamo stretti attorno al nostro ospedale e abbiamo creato una manifestazione bellissima, perché hanno partecipato un mucchio di persone e soprattutto nessuno era contrario a farlo, e come non esserlo. E abbiamo messo insieme 35 associazioni, tutta l'amministrazione comunale era dalla nostra parte, e è stato un ulteriore momento per poter testare l'unione che c'è fra i cittadini, soprattutto quelli attivi. In assoluto. E sempre con una dose di ironia dove possibile, perché ripescando dal sito venezia.com, guardando un po' anche al passato, un'altra battaglia è quella del Palais Lumière, ma rivisto in chiave mestrina da questo punto di vista, nella foto vista dalla Motta dei Giardini appare questa torre, che non è il Palais Lumière ma è la torre di Piazza Ferretto sostanzialmente. Allora noi l'arma l'ironia. Cioè noi viviamo di ironia, è la nostra arma. C'è chi spacca la vetrina, cioè noi usiamo l'ironia per comunicare. Metto in chiaro, noi prendiamo in giro tutti, per primi noi stessi e poi anche gli altri. Il fotomontaggio che ti riferisci tu è opera e il nostro presidente Stefano Soffiato ha messo la torre di Piazza Ferretto al posto del Palazzo Lumière che dovrebbe sorgere. Ecco, ne approfitto. Palazzo Lumière, favorevoli o contrari? Visto che c'è un movimento nettamente a favore. Certo, allora noi come Venezia Com non prendiamo posizione perché abbiamo dentro alla nostra associazione delle persone favorevoli e delle persone contrarie, e quindi come è successo in altri casi. Faccio l'esempio, il MOSE, per esempio, noi non abbiamo segreti, non prendiamo posizione perché molto democraticamente su 10 persone, se 5 sono d'accordo e 5 sono contrari, o 3 sono d'accordo e 7 contrarie, non ci esprimiamo. Purtroppo solo un minuto per completare il ragionamento, però pensando anche invece a iniziative come il funerale di Venezia, è una cosa che invece all'unanimità è partita quando avete fatto questa iniziativa. Il funerale di Venezia è stato un evento mondiale, e ricordo che è stato l'evento dell'anno 2009 più diffuso del mondo proveniente dall'Italia dopo il terremoto dell'Aquila. Il funerale di Venezia è stato organizzato da noi, ma sinceramente nel 2009 l'opinione pubblica non ci conosceva, i politici e l'amministrazione non ci conosceva e si domandava chi fossero questi pazzi. E quindi avevamo tutti contro, e quindi ricordo un clima incredibile, noi quando siamo arrivati a Caffarsetti a fare questa protesta avevamo 3 fila di cellerini pensando che fossimo dei pazzi invasati, invece poi alla fine abbiamo anche scopato i coriandoli per terra e abbiamo lasciato tutto perfetto. È cambiato il clima in questi anni comunque per le proteste? Sì, logico, adesso ci conoscono anche la polizia. Quando chiediamo le autorizzazioni per le manifestazioni ce le danno subito, perché hanno capito che siamo dei cittadini tranquilli, diciamo. Tranquilli, anche se il gabbiotto proprio non lo voleva. No, il gabbiotto non lo vogliamo e deve sparire domani mattina. Ecco. Questa perentoria affermazione di Matteo Secchi, lo ringraziamo per aver partecipato a 7 in punto. Grazie a voi. Buona giornata e a tra poco nuovamente per la seconda parte di 7 in punto.